e benvenuto. Una favola al giorno è il canale dove ascoltare favole e storie per tutte le età. Se ti piace questo canale, iscriviti e lascia un mi piace. Grazie. Sulla luna. Quando Occhi Brillanti scagliò il fuoco che non si spegne mai nel cielo, non era che un piccolo bastoncino, ma col tempo si fece sempre più largo, rotondo e ampio fino a diventare la luna. La landa lunare era un posto incantevole dove tutto splendeva di luce argentata, montagne, laghi, alberi e fiori erano ammantati da quel soave bagliore che faceva risplendere il meraviglioso castello eretto proprio al centro della vallata più ampia. In quel palazzo dimorava Marama tutto solo. All'inizio era tanto affascinato da quella landa da non dare peso alla solitudine che lo affliggeva in qualità di unico abitante della luna. Un giorno, tuttavia, Marama si domandò: perché non ho nessuno con cui poter giocare? Sono stufo di cantare canzoni che nessuno può ascoltare e di scagliare la mia palla senza che qualcuno possa raccoglierla. Cosa darei per un po' di compagnia? Così chiese alle fate del cielo se desiderassero venire a vivere con lui. Ma le piccole creature alate risposero che dovevano fare la guardia alle stelle e che non avrebbero potuto assentarsi, altrimenti il firmamento si sarebbe spento. Sconsolato, Marama rivolse il suo sguardo verso la terra e vide una ragazza che reggeva una ciotola in mano mentre si incamminava verso un torrente in cerca di acqua. D'un tratto un giovane uomo si mise a correre dietro la fanciulla invocando il suo nome: Ina, Ina. Il ragazzo era il suo vecchio compagno di giochi, l'amico fidato a cui Ina voleva bene più che a chiunque altro. Udendo la voce che la chiamava, la fanciulla attese l'arrivo del giovane e quando venne raggiunta proseguì il cammino verso il torrente insieme a lui. Mentre i due ragazzi facevano ritorno, Marama osservò con cura la fanciulla, pensando che fosse davvero incantevole, tanto da impossessarsi dei suoi pensieri per giorni e giorni. Lei è la compagna che desidero, si disse l'unico abitante della luna, divorato dal desiderio. Ma credo proprio che non lascerebbe mai il suo fidato amico e la sua dimora per raggiungermi. In ogni caso, potrei comunque fare un tentativo. Così, quando scese la notte, Marama osservò di nuovo Ina che si dirigeva al fiume e, vincendo la sua esitazione, decise di raggiungerla. In men che non si dica, il Signore della Luna si trovò di fronte alla ragazza che, abbagliata dalla sua argentea luminosità, rimase immobile, senza il coraggio di proferire parola alcuna. «Mi chiamo Marama», disse lo straniero rompendo gli indugi. «Sono venuta a chiederti se ti va di venire a vivere con me sulla luna. In tal caso sarei sempre gentile con te e ti tratterei come una principessa. Credo che se lasciassi la mia casa e i miei genitori», rispose Ina sorpresa, «mi sentirei piuttosto triste».
Sulla luna ti dimenticherai in fretta dei tuoi genitori e della tua dimora. Nel palazzo dove vivo tutto è gioia e serenità, insistette Marama. Ma io non voglio dimenticarmi di loro, sbottò la ragazza. Inoltre ho un amico al quale sono molto affezionata. Ti ringrazio per la proposta, ma non verrò con te. Pensa a quanto mi sento solo e abbandonato, esclamò lo strano visitatore. Sulla luna non invecchieresti mai, perché io potrei bagnarti con le acque di Tane, che consentono di rimanere giovani in eterno. Non avere timore, vieni con me. Quando Ina scosse la testa, opponendo un secco e definitivo rifiuto, Marama comprese che non sarebbe mai riuscito a convincerla a venire con lui. Non volendo rinunciare alla compagnia che tanto agognava, cinse la fanciulla in un forte abbraccio e iniziò a sollevarsi in volo. Quanto Ina urlasse disperata, dibattendosi, nessuno giunse in suo soccorso. In breve tempo, la fanciulla volò sopra le alte palme della foresta neozelandese e sopra le aguzze cime dell'isola nord, fino a raggiungere la luna. Piantiamo una palma proprio qui, disse Marama, non appena giunse la destinazione. Ti ricorderà sempre di casa tua e del pianeta dal quale provieni. Quando ebbero piantato i semi e deposto la ciotola che la fanciulla usava per raccogliere l'acqua del torrente, Ina e Marama si diressero verso il palazzo nel quale avrebbero dimorato insieme. Mentre camminava, la giovane rimase abbagliata dalla luce argentea che si rifletteva ovunque, conferendo alle foreste e agli immensi giardini un aspetto strano, il cui fascino sinistro provocava intense sensazioni nella nuova arrivata. Nei giorni seguenti, Ina prese confidenza con l'ambiente lunare, e vinte le diffidenze iniziali, divenne amica di Marama e cominciò a cantare e giocare con lui. La fanciulla imparò inoltre a ricavare delle tende dalle morbide nuvole del mattino e ad appenderle in cielo per filtrare l'intensa luminosità del sole. In breve tempo, Ina iniziò anche a prendersi cura del palazzo in cui dimorava e ad amarlo come se fosse sempre stato casa sua. Quando la giornata volgeva al termine, la giovane e il suo nuovo amico danzavano, cantavano, giocavano con le stelle più vicine, cavalcavano le nuvole temporalesche e si recavano in visita da Aranci o dalle fate celesti. Una volta al mese, Ina e Marama si immergevano nelle sacre acque del lago di Tane per evitare di dover invecchiare e non appena terminato il bagno si sentivano ringiovaniti. Benché Ina fosse felice della sua nuova vita sulla luna e avesse imparato ad amare Marama, la fanciulla non riusciva a dimenticarsi della sua vecchia vita e rivolgeva sovente pensieri malinconici in direzione dei suoi genitori e della casa che aveva abbandonato. Ogni volta in cui la luna lambiva la terra, Ina cercava di scorgere i suoi amici e i suoi affetti. Le acque del lago di Tane consentivano infatti di vedere da distanze siderali e di cogliere dettagli minuti ad occhio nudo. Proprio grazie al magico bagno, la fanciulla riuscì a scorgere, guardando verso la terra, il suo vecchio amico che vagava disperato in perlustrazione, cercandola ovunque.
Sua madre non smetteva di piangere e chiedeva a tutti se avessero notizie di lei, mentre suo padre era talmente triste per la perdita della figlia da non parlare quasi più. Nel vedere questa scena, Ina si commosse e corse da Marama. «Amico mio», disse la fanciulla, «sulla terra sono tutti disperati per la mia scomparsa. Se proverai a guardare in basso, non vedrai che tristezza e desolazione». Marama rivolse a sua volta lo sguardo verso la terra, senza dire niente. «Se solo il mio amico sapesse che sto bene e che sono felice, si metterebbe il cuore in pace e smetterebbe di cercarmi. Proseguì Ina, portami alla vecchia dimora, giusto per una visita». Senza rispondere, Marama discese lesto verso la terra, afferrò il giovane compagno di giochi di Ina e lo portò con sé sulla luna. Non appena il ragazzo si trovò di fronte alla sua adorata amica, iniziò a piangere per la gioia e la meraviglia di quell'incontro inatteso. Emozionata, Ina gli raccontò tutto ciò che era accaduto, a partire dall'ultima volta in cui si erano incontrati al fiume e di come fosse sparita, senza lasciare traccia, una notte di luna piena. «Non posso più fare ritorno sulla terra», proseguì la fanciulla, «perché oramai il mio corpo è stato bagnato dalle acque di Tane e sono diventato immortale. Non voglio che tu pensi che io mi senta triste qui. Al contrario, non tornerei a casa nemmeno se potessi, perché qui la vita è davvero incantevole. Se ti fermerai a vivere un po' insieme a me e a Marama, vedrai con i tuoi occhi gli incanti di questo luogo». Il ragazzo accettò la proposta di Ina e trascorse qualche giornata sulla luna. Al momento di fare ritorno sulla terra, Ina si raccomandò con lui dicendo: «Racconta a mia madre e ai miei amici ciò che hai visto e pregali affinché non si sentano più tristi per me». Terminato di parlare, la ragazza chiamò l'arcobaleno. Lo impiegò come ponte tra la luna e la terra e vi fece salire il suo amico affinché potesse tornare a casa dolcemente. Una volta che i genitori di Ina ricevettero la notizia, si rallegrarono all'istante, asciugandosi le lacrime. A partire da quel momento, ogni volta in cui la luna era visibile in cielo, i parenti e gli amici di Ina si radunavano vicino al torrente e raccontavano alla ragazza tutto quanto avevano fatto durante il giorno. Ina, per cercare di sentire meglio, si arrampicava sulla palma che lei e Marama avevano piantato la prima volta che la ragazza giunse sulla luna. Si dice che ancora oggi, se si rivolge lo sguardo verso il cielo, facendo molta attenzione, si riesce a vedere Ina in cima alla palma nelle notti di luna piena.